Ci piace immaginare, diciamo, lo storytelling come uno strumento dal basso che dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze, in questo caso, di attivare proprio dei processi di consapevolezza e anche di potere. E attraverso lo storytelling danno in qualche modo voce alle loro possibilità, ai loro pensieri, alle loro idee. L'assenza del personale è più che evidente, è un luogo molto trascurato e svariate volte i gruppi di ragazzi che la frequentano si ritrovano a doverlo pulire. Siamo qui alla Farm Cultural Park per il laboratorio di storytelling, io e la mia città. E questo laboratorio si inserisce all'interno di Radical She, che è un progetto che vuole riportare in qualche modo, vuole mettere a valore il punto di vista delle donne e reimmaginare le città e gli spazi pubblici secondo nuove prospettive. Spazi come piazze, giardini, boschetti che in qualche modo sono stati abbandonati, trasformarli in luoghi di aggregazione, luoghi di mostre, luoghi di spazi espositivi, anche da loro stessi in qualche modo attivati e animati. Quindi fate sempre questo gioco mentale di colori e emozioni che vi servono un po' a far emergere la parte emotiva, la parte personale, la parte affettiva. Infatti stavo iniziando, secondo noi abbiamo tutti tanto da offrire. Molti di noi hanno partecipato a vari gruppi giovani e questo è di fondamentale ausilio per riuscirci ad organizzare a livello sociale. Grazie a questi incontri abbiamo arricchito il nostro spirito di squadra. Il prodotto finale di questo laboratorio sono stati, diciamo, dei video, dei mini video stile reel, proprio, diciamo, per avvicinarci in qualche modo al loro linguaggio, ai loro desideri, in cui raccontano la loro idea in 60 secondi. Se cercate un posto dove trovare capi d'abbigliamento, tubatura o dispenser per fazzoletti a prezzi distracciati, siete nel posto giusto. Siamo le alunne e gli alunni della quarta I del Martin Luther King di Favara. E oggi, assieme al piccolo Cooper, vi portiamo a Camarate San Giovanni Gemini, in un boschetto dove l'evento principale è l'abbandono di rifiuti di ogni genere. Entriamo da un varco nelle barriere stradali e troviamo subito rifiuti che ricoprono il terreno bordo strada. Iniziamo la perlustrazione con Cooper che ci fa strada e lungo il percorso troviamo i rifiuti di ogni genere, tra cui materiali di un vecchio chioschetto ospitato dal bosco. Ci avviciniamo a un piccolo piazzale dove vi si trovava il chioschetto che, nonostante sia stato eliminato, ha lasciato comunque la sua forma. Ma non sarebbe carino mettere qualche panca per riposare tra gli alberi? Non sarebbe bello trovare il boschetto pulito in salute e aperto al pubblico per poter passeggiare in compagnia di amici e animali? Forse sognare non porterà a nulla, ma sicuramente il contributo di tutti voi potrebbe salvare il nostro territorio. E voi ci darete una mano?